Buonasera, ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Questa sarà un'altra flash review, in particolare di Inscription, titolo che ho acquistato con gli sconti dell'Epic Game Store e col buono Epic Game Store. Allora, buttiamoci subito in questa velocissima review del titolo, che non avrà contro, una categoria di contro, perché non li ho trovati. Quindi cos'è Inscription? Allora, Inscription è un gioco di carte non roguelite, ci tengo a sottolinearlo perché molti l'hanno definito un roguelite, ma in realtà, senza voler fare spoiler, qua non si ripete la stessa run per tante volte, il gioco cambia sempre, ma nel vero senso della parola, quindi non lo definirei proprio un roguelite, onestamente, seppure all'apparenza e all'inizio lo sembra. E ha una forte componente narrativa, che ti porta anche questa ad andare avanti, e componente narrativa che ha forti tinte horror, direi pure. Ora, per quanto riguarda il gameplay, ripeto, senza voler fare spoiler, il gioco cambia sempre, quindi ti stimola sempre in qualche modo, ti dà sempre modo di reinventarti come giocatore, perché ogni volta che pensi di aver capito le meccaniche, di averle apprese, di saperle padroneggiare, il gioco cambia e quindi tu ti ritrovi a dover imparare di nuovo, conoscendo nuove meccaniche, nuove carte. E perché ne ho voluto parlare con una flash review? Perché se ne parla troppo poco. È stato candidato come indie dell'anno, è vero, Inscription, però se ne è comunque parlato troppo poco. Questo è un titolo meraviglioso, ragazzi. Questo è un titolo incredibile per essere così a basso budget. È un titolo incredibile, ha una storia coinvolgente, un gameplay che non smette mai di sorprenderti, di cambiare e di stimolarti e di essere sempre divertente. Ci sono sorprese continue, non è mai banale, tutto ciò che si può volere da un titolo, questo ce l'ha. È chiaro, devono piacere i giochi di carte, perché comunque il gameplay è fatto da un gioco di carte, è un gioco di carte, però secondo me può piacere anche a chi i giochi di carte non li ha mai considerati, o quasi mai, come me. Quindi assolutamente un capolavoro, ragazzi, del panorama indie, ma non solo, perché nel suo genere può competere anche con tanti titoli a più alto budget. Consigliatissimo, prendetelo, ci tengo a farvi sapere che questo è un consiglio ad acquistarlo in toto. Non ho dei contro da darvi, quindi io vi invito a lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate e se l'avete giocato. Un like, ad iscrivervi al canale e vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!